Salve a tutti, siamo alla lezione numero 38 e parleremo di ritardi e progressioni con accordi di settima. Il ritardo si forma quando una o più note di un accordo si prolungano nel successivo per poi risolvere. I ritardi possono essere realizzati con una o più note e possono essere discendenti, e sono i più usati, o ascendenti. Risolvono muovendo per tono o semitono. Il ritardo deve trovarsi sul tempo forte della misura e la risoluzione sul tempo debole. Non si farà sentire la nota ritardata in un'altra voce a meno che questa non sia il basso. La numerica dei ritardi si riferisce al rapporto fra la nota che ritarda e il basso. Vediamo qualche esempio. Un ritardo semplice. Un ritardo doppio. Un ritardo triplo. Nelle fioriture dei ritardi, le note, anziché restare legate, si potranno ribattere trasformando il ritardo in appoggiatura. Qualche esempio? I ritardi sono efficaci se creano dissonanza, quindi la nostra attenzione si rivolgerà soprattutto ai ritardi discendenti di quarta su terza e di nona su ottava. Vediamo qualche esempio. Questo è un ritardo di quarta su terza, ripeto. Un ritardo di nona su ottava. Qualche altro esempio? Un ritardo ascendente. Ora parliamo degli accordi di settima di quarta specie e progressioni. Nel capitolo quarto abbiamo visto che l'accordo di settima sul secondo grado può essere di seconda o terza specie, a seconda della tonalità maggiore o minore del brano. Esiste una quarta specie di accordo di settima che si fonda sul primo e sul quarto grado della scala maggiore e sul terzo e sul sesto della scala minore naturale. Anche in questo accordo la settima sarà sempre preparata. Quindi vediamo gli accordi di settima secondo le quattro specie più usate. La prima specie, terza maggiore, quinta giusta, settima minore, è la settima di dominante, prima specie, l'unica che non ha bisogno di preparazione. La seconda specie, terza minore, quinta giusta, settima minore, questa seconda specie si trova sul secondo grado di modo maggiore, deve essere preparata, risolve al quinto, poi può andare al primo. Seconda specie. Adesso la terza specie, terza minore, quinta diminuita, settima minore. Questa terza specie si trova sul secondo grado di modo minore, la settima deve essere preparata, risolve sul quinto, che a sua volta può andare al primo. La settima di quarta specie è formata da terza maggiore, quinta giusta, settima maggiore. Si trova sul primo e sul quarto grado della scala maggiore. Ha bisogno di preparazione ed entra nelle progressioni. Tutte le settime quindi hanno bisogno di preparazione tranne la settima di prima specie, cioè la settima di dominante. Questi accordi possono entrare nelle progressioni e rendere interessante il discorso musicale mediante gli urti e le risoluzioni che essi causano. Vediamo un esempio in cui le settime si alternano fra soprano e tenore. Un altro esempio con le settime al basso.
Da notare che in queste progressioni monotonali, cioè non modulanti, quindi senza inserimento di alterazioni, proseguendo nella progressione si formano le settime di tutte le specie, seconda, terza, quarta specie e anche prima. Gli esempi che seguono mostrano la fioritura delle progressioni. Un aspetto interessante di tutte le progressioni è che possono far modulare facilmente. Basta inserire o al basso o nelle voci superiori le alterazioni opportune per andare nella nuova tonalità. Se ad esempio ho un basso di questo genere, nella seconda nota posso inserire un'alterazione e modulare a Mi minore. Vediamo altri esempi. Il basso è Do, Fa, Si, Mi, La, Re. Il Mi sarà trattato come secondo di Re minore, secondo, quinto, primo. Ora una modulazione da Do a La minore. Questo è già La minore, quarto, quinto, primo. Una modulazione da Do maggiore a Sol maggiore, il basso sempre uguale. Una modulazione da Do a Fa maggiore, e con questo abbiamo visto che si possono modulare attraverso le progressioni a tutti i toni vicini. Ora possiamo modulare a tutti i toni vicini cambiando il tipo di progressione, mettendo in ritardo al basso, da Do maggiore a Sol maggiore. Da Do maggiore a Mi minore. Da Do maggiore a Re minore. Da Do maggiore a La minore. Da Do maggiore a Fa maggiore. Dopo aver realizzato le progressioni modulanti degli esercizi precedenti con gli accordi, le rifaremo usando i modelli melodici degli esempi seguenti. Nelle cadenze finali modificheremo il disegno melodico, che però dovrà continuare con gli ottavi fino alla fine. Un primo esempio è questo. Ecco, in sostanza, quello che dovremmo fare, per esempio, con questo basso e con questo disegno melodico sarà modulare ai toni vicini. Quindi adesso faccio un esempio di modulazione da Do a Re minore.
pitoni vicini. Un altro esempio con il ritardo della settima al basso. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.